IJ Pietracuta tornano a battagliare sul campo dopo le polemiche della scorsa stagione, quando a trionfare in prima categoria furono gli Adriatici, con i Pietracuta e con Teni Pass per la promozione grazie agli spareggi vinti con Verrucchio e Misano. La gara è parecchio accesa, saranno due le espulsioni, una per parte. Il primo pericolo arriva dalla bandierina con il colpo di testa di Zanotti che termina al lato. Pasticcio della difesa rossoblu poco dopo, tra Madè e Lasagni, la prendo io, la prendi tu, Bella Vista come terzo incomodo ne approfitta ma non incide, permettendo il salvataggio dello stesso a Madè. Alilai dall'altra parte con una solo personale tenta di bucare la porta locale, ma Rossi blocca senza affanni. Della Motta nella ripresa cerca di colpire da calcio piazzato, Lasagni si supera nella deviazione in corner. Sul versante opposto, Alilai, sempre da calcio piazzato, pesca Fratti che nonostante la trattenuta in area di rigore riesce a toccare la sfera che non crea grattacapi alla porta difesa da Rossi. L'Igea poco dopo rimane in 10 per l'espulsione di Casadei. Pietracuta che prende coraggio, tiro di Fabbri a botta sicura, murato dalla retroguardia di casa. Fratti allora decide di colpire da calcio piazzato, chiamando la deviazione in corner l'attento Rossi, mentre in contropiede l'Igea prova a far male, ma è Lasagna a frenare in stile Karate Kid addosso al piccolo Bellavista che rimane a terra per qualche minuto prima di uscire. In contropiede il non entrato Brighi brucia Amadei, ma la sua zampata termina di un niente al lato, creando sì questa volta dei grattacapi alla porta difesa da Lasagni. Ristabilita poco dopo la parità numerica, alta entrata scomposta questa volta di Fabbri e via negli spogliatoi anzitempo. Gara che termina con questo tentativo da distanza proibitiva ad opera di Celli, senza fortuna, 0-0 tra prima e seconda dello scorso torneo di prima categoria.